sono Francesco Menniti, ormai sono noto in questo borgo in opera perché ne sono il direttore artistico. Anche questa sera è andata discretamente bene per quanto riguarda il pubblico, per quanto riguarda la partecipazione. Sono molto contento per come è andata la serata, per come si è sviluppata, ma anche per come era nata, perché si era partiti a non fare questa edizione per motivi finanziari, a farla poi in un modo molto molto elegante e con molta classe. Io devo ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato, collaborato perché questa riuscisse, e nello stesso tempo vorrei ringraziare il maestro Tisano che in pochissimo tempo ha messo su un programma notevole e anche ben fatto dall'Orchestra Filarmonica della Calabria, che è il secondo anno che viene l'edizione di Borgo in Opera. Io invito tutti voi a sostenere questa iniziativa, che non deve essere solo un'esclusiva di Guardavalle, ma deve essere un punto di riferimento per la musica lirica, per la musica classica e di tutto il comprensorio. Non è un'esagerazione questa di poter dire che da qui potrebbe nascere un progetto comprensoriale, se no anche regionale. Abbiamo concluso la serata, l'ultima delle serate estive di quest'anno, il programma estivo 2024, concluso con la quinta edizione del Borgo in Opera. Quest'anno abbiamo dedicato il Borgo in Opera alla Gran Galà della lirica, e quindi è stata una serata splendida dove il maestro Menniti, il direttore artistico, è riuscito a organizzare e far sì che tutti quanti noi assistessimo a una serata eccezionale. Dovremmo ringraziare tantissimo l'Orchestra Filarmonica della Calabria, i tenori, i soprani, comunque sia è stata una serata eccellente. Buonasera a tutti, sono Massimiliano Tisano e ho appena finito di dirigere il concerto a Guardavalle per il Festival Borgo in Opera, che quest'anno era la sua quinta edizione. È stata una serata molto emozionante, direi quasi più emozionante delle altre, perché è nata con maggiore difficoltà. Fino all'ultimo momento sembrava che non riuscissimo a realizzarla, e invece con l'aiuto delle istituzioni, ma anche dei cittadini, di tanti volontari, siamo riusciti a metterla su e ad arrivare fino in fondo. E questo ci inorgoglisce, perché l'obiettivo principale del Borgo in Opera è quello, oltre che di valorizzare questo bellissimo posto, ma è anche quello di insistere sul fatto di realizzare l'opera lirica dal vivo, far sì che il pubblico torni ad ascoltare l'opera lirica dal vivo. Questa sera era tutto in forma di concerto, ma speriamo che l'anno prossimo si possa realizzare di nuovo l'opera completa con scene, costumi, perché l'opera va vista dal vivo. Oggi siamo pieni di mezzi di comunicazione, social, quindi ognuno apparentemente può vedere tutto da casa, ma in realtà non vede tutto, perché in ogni caso, per quanto riguarda le inquadrature, per quanto riguarda le scene, tutto quello che succede sul palco, si ha sempre una visione parziale, perché dipendiamo da chi riprende la serata. Invece dal pubblico uno può gustare intanto dal vivo la musica e quindi quello che succede nell'aria, come posso dire, quando ci sono le vibrazioni dal vivo, e poi gusta lo spettacolo nella sua completezza e anche nella sua complessità, quindi non ha una visione parziale e si può soffermare su ciò che in quel momento lo interessa di più, lo incuriosisce di più. Quindi, come dire, ascoltare i concerti, ma l'opera in particolare, dal vivo è un'esperienza, oserei dire, totalizzante. Quindi bisogna lavorare perché questo avvenga sempre più spesso e avvenga in tutte le realtà, anche quelle più piccole come le nostre, perché è molto facile andare a Verona all'Arena o andare a vedere la Scala, le Terme di Caracalla, quelle sono grossissime istituzioni e sembra quasi irraggiungibile, ma in realtà si comincia dalle piccole realtà, dalla costruzione anche oltre che dei musicisti e dei cantanti, ma soprattutto del pubblico di domani, ed è per quello che noi siamo così appassionati e tenaci nella realizzazione e nella continuazione di quest'opera. Grazie. Peter.